Adesso questa malattia si chiama, secondo la terminologia moderna, piastenopenia immune. Questa è una malattia che può insorgere sia nel bambino che nell'adulto che nell'anziano e si manifesta con un calo delle piastrine, anche a livelli molto bassi, sotto i 20-30.000 per microlitro, e qualche volta, ma non sempre, alla comparsa di manifestazioni emorragiche sulla cute o sulle mucose della bocca o delle labbra, quindi petecchie e chimosi, quelli che la gente chiamano lividi o ematomi. La piastenopenia immune è una malattia rara, una malattia orfana, diciamo. I casi nuovi per ogni 100.000 abitanti per anno sono da 2 a 3. Sono anche di più, ma quelli che richiedono terapia sono da 2 a 3 nuovi casi per anno per 100.000 abitanti. Quindi è una malattia molto rara, peraltro colpendo tutte le età e non avendo una mortalità a questa malattia, sostanzialmente i casi si accumulano, per cui io ritengo che ogni medico di famiglia abbia fra i propri assistiti o possa avere durante la propria esperienza professionale uno o più pazienti con questa malattia. La diagnosi di questa malattia avviene in due modi: o perché nei controlli che si fanno sempre più spesso nella popolazione si trova all'esame emocromocitometrico un basso valore di piastrine, con normalità di tutti gli altri parametri, è un paziente che sta bene, oppure perché il paziente manifesta appunto dei sintomi emorragici e poi si scopre che ha soltanto le piastrine basse, la coagulazione è normale, non vi è nessun'altra malattia che possa giustificare questo. Allora, appunto, si chiama piastenopenia immune primaria perché non c'è null'altro che la sostiene, il medico fa una diagnosi di esclusione, però la conferma della diagnosi deve avvenire da uno specialista ematologo, da un pediatra specializzato in ematologia. Se il numero delle piastrine è sufficientemente elevato e non vi sono sintomi, non si trattano, si osservano soltanto. Nel caso poi anche dei bambini, anche pochi sintomi emorragici possono lasciare il bambino non trattato. In genere, quando le piastrine però sono sotto i 20-30.000 per microlitro, oppure vi sono sintomi emorragici come, non so, le bolle all'interno della bocca, petecchie numerose, epistassi o metrorragia nella donna, allora si impone una terapia. La prima terapia è il cortisone. Si usa il cortisone perché questa è una malattia autoimmune, cioè nasce perché il corpo fa degli anticorpi contro le proprie piastrine. Il cortisone ha la capacità di ridurre questa produzione di anticorpi e quindi c'è un miglioramento. Il 70-80% dei pazienti rispondono al cortisone, però dopo alcuni mesi molti ricadono, per cui si impongono altre terapie. E se il paziente continua ad essere piastenopenico anche dopo un anno o più di osservazione, soprattutto se è adulto, la prima cosa da considerare è la splenectomia, cioè togliere la milza, perché questo risolve il caso nel 70-80% delle situazioni. Nei bambini si è molto più riluttanti perché la milza ha una funzione immunologica, quindi gli si espone al rischio di infezioni. Questo può esserci anche nell'adulto, però sia bambini che adulti sono vaccinati per alcuni germi e quindi si accetta questo minimo rischio, ma è ristretto a casi cronici con grave piastenopenia. Le considerazioni da fare sulla terapia è di non esporre i pazienti a cortisone per mesi, perché il cortisone crea danni alla salute, rende gonfi, crea problemi metabolici, può dare ansia, può dare debolezza muscolare, è un farmaco immunosoppressivo ed è dannoso. La splenectomia è un intervento importante, irreversibile e va riservata ai casi cronici. D'altra parte, anche con la splenectomia non sempre il successo è assoluto, c'è un 10-20% dei soggetti che richiederà terapia. Questi soggetti che prima erano destinati a veramente una vita misera e ad essere esposti a farmaci molto tossici, adesso hanno a disposizione dei nuovi agenti che sono degli simulatori dell'ormone che fa sviluppare i megacariociti, la trombopoietina. Si chiamano agonisti dei recettori della trombopoietina o trombopoietino mimetici. Sono farmaci, uno per bocca, si dà per bocca il Trombopag, uno richiede l'iniezione sottocutanea, si chiama Romiplostin, che sono in grado di stimolare i megacariociti a produrre più piastrine. In questo caso, nella stragrande maggioranza dei pazienti con piastenopenia, le piastrine salgono a un numero più che sufficiente per impedire le
emorragie. Quindi questa è la grossa novità di questi ultimi anni, che dà una prospettiva di soluzione a pazienti che altrimenti erano esposti al rischio di emorragie anche fatali o all'uso di terapie veramente tossiche come l'uso prolungato del cortisone o di altri immunosoppressivi come rituximab, che non sono indenni da rischi. Quando questa malattia non veniva curata in nessun modo, cioè prima degli anni 50, quando è stata introdotta la splenectomia, la morte per emorragie poteva raggiungere il 5 e il 10%. Adesso la morte per emorragie è molto rara, inferiore allo 0,5%. È importante ottenere questo risultato però usando farmaci che non siano tossici, che non diano altri disturbi, e quindi è importantissimo l'aver introdotto queste nuove classi di farmaci, i trombopoietino mimetici, che insieme alla splenectomia e all'uso solo iniziale del cortisone consentono di avere una storia naturale, se non a lieto fine, che consente una vita normale, e poi la malattia nell'arco degli anni a volte si ha delle fasi di remissione o tende ad attenuarsi, per cui le terapie vengono eventualmente usate soltanto in caso di necessità. Il messaggio che dobbiamo dare è che deve andare in mano a uno specialista, perché la malattia non è maligna, ha un rischio minimo di emorragie anche fatali, ma a volte il rischio maggiore è proprio la terapia inappropriata, l'uso troppo prolungato del cortisone, oppure l'uso di immunosoppressivi, l'uso disinvolto di rituximab, e invece ci vuole un esperto che sa quando intervenire con due presidi che sono importanti, quando fare la splenectomia, e se il paziente non può fare la splenectomia usare i nuovi agenti che ho menzionato, e nei pazienti che non rispondono alla splenectomia l'uso di questi nuovi farmaci, che richiede comunque un'esperienza per il loro monitoraggio.